Eccoci qui, buonasera e benvenuti a tutti ragazzi, pronti a continuare la nostra avventura su Like a Dragon Infinite Wealth. Allora, oggi puntata speciale di San Valentino, quindi andremo alla cerca dell'amore per i Cipan. Vediamo un po' che riusciamo a trovare, cosa riusciamo a fare, magari ci mettiamo a fare due, il minigioco, quello di Tinder praticamente. In realtà abbiamo un cuoricino anche col nostro amico col nostro amico Tomizawa. Che fai? Te ne privi? Allora, Kiryu, che dici? Sempre presente, facciamogli un regalo. Che gli diamo a Kiryu? Non c'ho niente da regalargli a Kiryu. Allora, con Tomizawa invece farei il legame di Buddha con Tomizawa. Così magari facciamo pure la sua quest. Beh, amore anche in amicizia, no? Festeggia tutti i tipi di amore quest'oggi. Yo, Tommy. Allora, sei un Tu po' sta? turbato. Non ca ucane kao da na. So ka? Ya pare ka. Kao ni dechima ka. Ma, kuwashiku kikasete kure ya. Sodan nara noru ze. Vediamo un po' che ha da dirci. Daitai sassi wa tsuite iru daro kedo yo. L'ha vista, Mario mi ok. tsuketan da. Oh. ついに Una famiglia, un figlio. マリー見たっていうビーチに行ったら偶然な。 昔はどんだけ探しても見つからなかったのに。 No. Vediamo. やっぱり噂通りしばらくハワイを出てたんだろうな。遠目に見ただけだけど。 Poppy, ciao Xemnas Poppy, come stai? Come va? じゃあ、声はかけるのかな? Come è andata la giornata? Sei pronta a questa live di puro amore? マリーの隣には新しい彼氏がいたからな。 Di amori distrutti, ovviamente, che qua. Donna Yos Dattande, Ovviamente Marisa. c'è un altro. Akumademo Tome ni mita dake no insho dake do na. Futari, suge naka yosa so datta. Dare ga mita tte koibito isho ni mieta ro. Te tsunaide, otagai o mitsume atte. Amico mio, sono passati anni, che doveva fare? Shiawase so datta tte koto ka. Ya, ma demo ore to kurashite ta goro wa. Molto felicemente. Oggi ero in pausa live, quindi me la sono presa comoda e ho lavorato su alcune cosine. E mi sono mangiato un Kinder Bueno, che godo il Kinder Bueno. Turacone, godo un sacco, ma Xemnas. Lascia, sta preparando cose per... Già ho in mente una scaletta per la maratona di venerdì. Un paio di cose che voglio giocare, ho messo a scaricare un gioco. Poi invece per settimana prossima, venerdì pure voglio fare una live speciale. Ho scaricato già, ho comprato un DLC, dico soltanto questo spoilerino. No, Astro è una delle cose che voglio giocare in maratona. Astro è una delle cose che voglio giocare in maratona. Sai, mi sai dire quanto dura Astro? Capire quanto si prende. Laghi non ci sono venerdì, che popi, madò che popi, salta la mia maratona di compleanno, guarda là che popi. Cioè siamo tutta la notte qua, eh. Alle 11 iniziamo, a mezzanotte gli auguri e poi altre 7 ore minimo, 16... no, com'era? No, 6 ore di base minimo tutta la maratona, 16, estendibile fino a 16 ore. Quindi potreste trovarmi qui anche la mattina di sabato, chi lo sa. Dipende da quanto supporto ci sarà. Allora, cosa gli diciamo? La faccia di Marie, salute. Devi avvicinarti di più. Ringrazio che sta bene, infatti, ringrazio che sta bene, secondo me. Io non so quanto può durare. Ma che vai a fare venerdì? Che combini? Esco con Olli a fare Baldoria. Guarda là, vanno a fare Baldoria. Azzo, che giovani, che fate? Sai, dovrebbe, Olli dovrebbe avere meno di 30 anni, se ricordo bene, quindi fate proprio i giovani, tutti quanti insieme. Che giovinastri. Salutamelo poi, Olli, dagli un bacione da parte mia. Allora, devi avvicinarti più. Ringrazio che sta bene, direi. 少なくとも彼女の無事は確認できたね。ずっと消息不明だったんだろう。大きな前進だ。
Beh, comunque di base io, se non aumentano la maratona, alle 5 del mattino stacco. Quindi penso che torni nel frattempo, fai proprio la mattinata con Olli. Quando ero giovane come te però facevo la mattinata, il sabato sera, cose del genere. Quindi può darsi che lo fai, non lo so. Quanto sei pazzo. Già avete qualcosa in programma? もしも新しい彼氏とうまくいってんなら俺は邪魔者でしかねえんだぞ。なのにこっそり近づいてってバレたりしたら周りの新しい恋を台無しにしちゃう。うん。確かにな。もう scopriamo che tipo è il fidanzato è uno stronzo e lo dobbiamo picchiare. Ho invischiato in qualcosa e lo dobbiamo picchiare. お前が? Vediamo. O che la persona più buona di questo mondo e siamo noi la causa, ci dobbiamo picchiare. Ma soba de shibaraku miteria daitai no kento wa tsuku n janai ga? Ya, somosomo omae datte kūki omezu ni propose shippai shita otoko da shi na. Ma sonna koto yori Marii-san no koto da. Atarashii karashi itte ra donna datta yo? Toshi wa 40 dai ka na. Kane wa motteru fu. Andiamo in un posto dove mettono musica metal, techno, punk, rock e robe simili. Robe non da trappare, ci sta. Bello, bello, ci sta. Ma dove siete già andati? Già ci siete andati in questo posto? E avete messo tipo un video su Instagram che ho visto? Che stavi là, tutto ballando, tu, così. Eh? Eh? Mi sembra di averti visto da qualche parte. Era un altro, ok. Sekezukan なるほど。他には体格は普通。というよりは線が細いタイプで腕っぷしより頭が良さそう。あと優しそうだった。それに対するマリーさんの様子は？すげえ幸せそうって感じだった。そっか。そっか、そっか。あれ？おかしいな。それじゃもう あいつにとって俺は及びじゃねえってことか。そう結論を急ぐなよ、トミー。大体、おめえはこのままにしておけるのか？え？正直、俺はマリーさんのこと顔も知らねえけどよ。ここまで来たら、俺だって彼女の幸せをちゃんと確認して。俺がそう思うくらいだ。おめえの気持ちはわざわざ言うまでもねえだろ？ 1番。じゃあお前俺にどうしろってんだよ。Andiamo sul nuovo fidanzato, potresti sempre parlarle, se non è parlarle la cosa, perché non le chiediamo, non lo chiediamo alla squadra. No, potresti sempre parlarle, Marisa と直接話してみたらどうだい。もしかしたら彼女もそのためにハワイに戻ってきたのかもしれねえ。まさか。そりゃこっちの都合のいいように受け取りすぎだろうよ。 Parlarne non fa male a nessuno. Se avete dei problemi con qualcuno, ragazzi, parlate sempre. I problemi si risolvono. Si cerca sempre la soluzione. Fare finta di niente non serve a niente. Hanashi, kiite kurete arigato na, Ichiban. Jissai, sore dake demo daibu sukuwarete nda, ore. Ma mo andiamo, no? 話聞くくらいなんでもねえ。ダチじゃねえかよ。まだどうするか決めてねえけど、マリの件。このままじゃ終われねえってことは分かった。Ora non sa come procedere。困ったり迷ったりした時に助けてくれる立ちがいるってこともな。乾杯した方がよさそう。乾杯、乾杯。ああ。なんでお前相手だと こんなにペラペラ話せしまうのかな? しみるな。 Ok, eseguirà l'attacco con voi alleati. Bene, bravo Tommy Zau. Ok, possiamo ancora andare avanti con la sua storia, perfetto. Inizierei? Sì, sì, vai, vai, vai. Leghiamo di bevute. Yo, Tommy. Yo, Tommy. Oh,
Ciotto tsuki atte kure yo. Non starei a raccontare. Ha fatto qualche passo avanti l'amico? Chissà. Dosta? Ii hanashi no keihai ga suru ze. Tonikaku suware yo. Jitsu wa chotto kyū tenkai ga atte sa. Ii ga. A svolta improvvisa. Mottoi buru ja nei ka. Sembra esserci solo cose di bello. Ma io sashi de hanashite kitan da yo, ore. Col fidanzato hai parlato. Ho iroki kidashite kita. E? Sore ha mata. Come yatte? Mazu Mari no tomodachi o tsukamete yo. Kareshi no sujou o kikikondan da. Namae wa Kondo san tsutte, daigaku kyoushu datta. Kaiyō nan toka tsutte. Hayai hanashi ga umi no senmon ka rashi. Nenrei no wari ni mou sono suji ja yūmei de kasugi mo aru. Terebi ni deta koto mo aru tte yo. Nakanaka tanomoshii kadagaki da na. Magari mai riusci soltanto per i soldi. Omae rashiku nei zo. Otoko no yoshiashi wa shigoto ya kadagaki dake de kimaru mon ja ne. Ma, sore ha sou ka. Dakara ore wa Kondo ga hitori ninaru no o matte, shokusetsu hanashikakete mita wage yo. Tadashi, gime o tsukatte na. Chōdo mukou mo Hawaii ni narete nakute, michi ni mayotteru fuu datta koto mo aru. Itsu no ma ni sonna koto yatte tan da? Yatsu ga donna otoko ka, Mari no tame ni dou shitemo tashikameru hisyō ga attan da yo. Jaa, sore de nani mo shiranai furi shite, sono Kondo-san to hanashikonde kita tte wake ka? Nanka waki no ame otoko de yo. Ippai ogoru tte yuttara, ureshi sou ni nan no utagai mo naku tsuite kiyagatta. Beh no, secondo me sei un po' ottuso. Un'uscita senza di me? Bella mossa. Chiaro mondo, Tomi. Taishita shigoto puri da ze. Sou da no? Ma, ore o Mari no kareshi to nakayoku nomu no wa sasuga ni shinkei suri herashita ze. Negativo diverso, ne. Kedo, sono kai wa attan daro? Sore de, Kondo-san to no hanashi wa donna dattan da yo? Sakki yutta kedo ore wa gimei tsukatte sa, Mari to onaji daigaku ni ita Thomasu tte settei da. Hanashi no nagare de sariginaku shusshin daigaku o kikatsutara, sassoku jitsu wa boku no kanojo mo onaji daigaku nan da yo to kita. Naruhodo na. Sono nagare de Mari-san no hanashi o kikidasou to shita wake ka. Kondo to Mari ga shiri atta no wa kanojo ga shoushin shite Hawaii o deta ato. 観光客相手の仕事を転々とした先で海を調査中の近藤と出会ったらしい。そういやマリは海とか魚が好きだったんだよ。まああいつらしい出会い方だ。でいろいろあって先に惚れたのは近藤。1年付き合って最近婚約まで行ったらしい。結局のところ俺は近藤としばらく話したが目立ったあらはなかった。学者って割にはなんか細そうだし能天気すぎる気もしたしな。もっと致命的におかしなとこがありゃ適当に喧嘩でもふっかけてボコってやろうとまで思ってた。おいおいよせってけどよ、その時気がついたんだ。近藤相手に俺がバカやって傷つくのは他でもねマリーだ。そもそも客観的に見りゃ俺は前科持ちでこの間まで病の使いっぱしだったじゃねえか。大学で学士やってる近藤と俺とじゃ比べるまでもね。もう俺にできるのはおとなしく身を引くことだけ。遠くからマリーの幸せ願うくらいは見逃してもらうさ。遠くからってマリーさんたちはすぐ近くにいるんだろ。ハワイに住んでんだから。いや、ところがそうじゃねえんだよ。え？二人はもう何日かしたらハワイを立って本格的によそへ移るそうだ。死ぬわ。今度こそ俺とマリーが会うことはねえだろ。マジかよ。近藤がマリーから聞いた話じゃよ、彼女にとってこの島は辛い記憶を思い出さずにはいられないんだってさ。あの鈍い近藤には何のことか分かんなかったようだが、俺は知っている。マリーは幸せになるはずだった人生を突然壊されて、俺に別れを告げる気力さえなくして姿消したんだ。忘れられるもんなら忘れた方がいい。それであいつが上向いて幸せになれるならよ。だから俺はもうあいつの前には出てっちゃいけねえんだ。
Così sia, sei un tipo a posto. Non vergognarti di piangere se devi. Questo ci sta. Che babbè che siamo, festeggiamo. Vai, Tommy. sfogati, Tommy. Nakitakia, enryo sezu naite ii in da ze. Yose, naku ka yo baka yaro. Ii otona ga mittomo ne. So ka? Sonna tokoro mo omei rashii yo. Okage sama de kore de zenbu omae ni bushimake da. Ore mo fungiri o tsukeru. Ato wa sou da na. Marii to Kondo ga Hawaii ni iru aida, battari dekuwasane yo ni shine to. Beh, Sokka. 3 giorni. Naruhodo ne. Non l'hai Soreya vista per tutto tashikani. sto tempo. Ma battari hachiwasetara hitochigai da to iihariya ii. Ore wa ki no ii Thomas san o enji tosu ze. Sonna bamen ga konai you ni inoru yo. Moshi kitara, ora donna kao shiteriya ii ka Poi incontriamo wakarane. Marie, lo prende a cazzotte e dice stronzo, mi hai Soi visto e san non ni mi hai mou da. salutata neanche, cose Kanpai shite del genere. imawou ka, Tomi. Scopriamo Marie che san il ga tizio shiawase alla fine è ninarimasu uno youni, stronzo, te Tamizawa non sa vedere persone neanche da Soitsu lontano. wa oshinai wake ni wa ikane. E così questo genere. O corriamo da lei in soccorso perché stanno Sekai no venendo dokoka de nani picchiati ga da shiawase de qualcuno. iru to omoeba, ore no jinsei mo mukuwareru tte mon da. Secondo me queste sono le opzioni. Ora se le spinte a catena sono più forti, grande. Ok, ci piace, ci piace. Abbiamo altro? No? Ok, va bene. Allora, una canzoncina prima di andarcene via. Una canzoncina d'amore facciamo. Dato che ci siamo in tema San Valentino Yo, ci quest'oggi. utauka. E facciamo la canzoncina di Chizuru. Cioè di Chitose a Ichiban. Ciao stranger, come stai? Sei distrutto? Che è successo, strangerino? Un abbraccio forte al nostro stranger. Ci lanciamo nella canzone. Kono kyoku o okuru ne. Let's go. Honoruru Still Lights. Piace un sacco la voce di Citos. Vi leggo appena finisco la canzone, voi scrivete com'è andata la vostra giornata, ditemi un po', ditemi un po'. Ricordiamoci anche le poppe di Citose. Questa è una bella distrazione. Guardate lì, che godo! Ah, mannaggia. Sono distratto. E si gode con le poppe un sacco. Ciao, Nabo Pedro, come stai, bello? Eccole qua le poppe. Ve le metto anche qui in chat. Potentissime. Come va, ragazzi? Come state? Qua tutto bene, purtroppo ho solo 5 minuti, ma tranquillo, grazie mille per essere passato. Mi sta bene. Allora, ragazzi, adesso, dato che
c'è anche un po' più di gente. Vi faccio tutti i shoutoutini nel caso. Andatevi a seguire tutti quanti. Non è stanchezza, ma tutto ok qui, per fortuna. Stranger, sono contento che sia tutto bene. Allora, andatemi a seguire per primo il nostro Xemnas. Poi andatemi a seguire Stranger e il Nabo Pedro, ragazzi. Fondamentale. Seguitevi tutti quanti, mi raccomando. Siete uno più bello dell'altro. Andiamo a seguirci tutti. Sto ancora al lavoro, quindi ascolterò una parola solo ogni 5 minuti. Va bene, Stranger, tranquillo. Grazie per essere qui. Ora che le ho viste bene, quando si vedono le puppe è sempre un piacere. Allora, quindi qui abbiamo fatto la situazione. Adesso direi di uscircene. Andiamo a cercare praticamente un paio di incontrini. Ci andiamo a fare, dato che comunque la... Ciao Pizza, come stai, bello? Allora, come dicevo, dato che è giornata di Halloween, siamo a Halloween, è finita. Non è più San Valentino, adesso è Halloween, ragazzi, sono io che sto fuso proprio col cervello. Andiamo a farci un po' di mismatch, andiamo a cercare un po' di ragazze, usciamo un po' con qualche ragazza, vediamo come va, se sono scam o meno. Ho fatto due partite con l'aereo. Che aereo? Che aereo, pizzo? Comunque a me è tutto a posto, pizzo, bello. War Thunder, che gioco è? Non conosco, raccontami, Viz, che gioco è questo War Thunder? Immagino che sia un gioco con l'aereo, a questo punto cosa fai? Picchi gente? È online? Sei da solo? Come funziona? Grazie per il lurchino, Pedro! E qui picchiamo un po' di gente. E ragazzi, adesso andiamo a fare un po' di Tinder. Aspetta, fammi salutare l'amica qui. Aloha. Ah, c'è pure quest'altro. Cosa voleva questo? Vuole mangiare qualcosa. Allora, pieti sto tramezzino. Va, bimbo. In pratica fai le battaglie a squadra online. Puoi scegliere se andare in carro a nave. Ah, ok. Non conosco proprio. La prima volta che lo sento. Ma qui a bimbo vuole andare sull'isola. Finalmente abbiamo finito le riprese alle Hawaii. Ora potrò rilassarmi un po'. È una bimba attrice. Ho già memorizzato tutte le battute della mia prossima scena. Chissà se c'è un bel luogo in cui passare il tempo. Che ci visita entrare da Dog Island? È un ottimo luogo per rilassarsi. Sì, vai, buttiamolo nel nostro Animal Crossing. Attrice bimba prodigio, azza. E questa qua però... Ok, c'ha i soldi perché è un'attrice bimba prodigio. Però vorrà anche un servizio più di lusso. Quindi anche i bambini possono venire a Dondoko Island. Ok, quindi ha senso mettere le giostrine, queste cose qua. Allora, adesso vi faccio vedere un po' di Tinder, ragazzi. Facciamo un po' di incontri Tinder qui. Comunque, Pizzo, non lo conosco proprio quel gioco. Devo vedere. Chiacchiera, se faccio chiacchiera, che dice? Prima di ristorante cinese non riesco mai a decidermi dove mangiare. Oltre che se volesse scelto il ramen. Ma cavoli, ora mi parla del cibo cinese e certo un... vado anche io adesso il cibo cinese. C'è il riso fritto, una trappola chinese, mangiare volentieri tutto. Ti piace proprio il cibo cinese, ma Kiko-chan? Credo che piacerebbero dim sum assortiti, potrei avere un set. Ah, ce l'ho. Vai. Nah. Oddio, non dirmi che possiamo fare anche il match con lei. Oddio. Dei dim sum assortiti per me. Oh, grazie, li assaggio subito. Sono felice che il regalo sia piaciuto. Sento che il legame sia migliorato. Ok. Che mi ha dovuto aprire la porta. Ho detto Pizza, non lo conosco proprio quel gioco che mi hai nominato. Devo vedere. È carino, ti sta piacendo? Oh, sei tu, benvenuto, pronto a vedere cosa ti aspetta? Fammi vedere un attimo, chiacchio. Sono proprio grosse. Camminare per la città mi tiene in esercizio, mi dirlo forte. Ma sai cos'è meglio? Bersi una bella birra fresca dopo un lungo giorno di camminata. Ci sta. Ultimamente sono un po' corto di soldi.
Non posso spenderli tutti in una buona birra. Una buona birra, eh? Forse piacerebbe un set regalo Aloha Beer. Non ce l'ho, ok. Va bene. Ci sta come giochino free online. Ok, ok, devo vedere, devo vedere. Allora, adesso ragazzi. Adesso ragazzi si fa un po' di Tinder. Pronti? Pronti? Vediamo un po' come va. Allora, possiamo cambiare... Ah, possiamo cambiare qualcosa. Ah, abbiamo questa... la foto sul gimante. Secondo me è potentissima. Ah, devo comprare prima i punti, giustamente. Come si compravano i punti? Abbiamo... Ok. Ci compriamo. 5.000 punti. Facciamo 10.000. Vai, stiamo a posto così. Facciamo di più. Diventiamo utenti premium. Così stiamo a posto. Utenti premium. Ci mettiamo la foto da Sugimante. Guardate lì che figo che è. Vediamo se funziona. Una volta ha funzionato, perché stanno i ricordi. Ce n'è. Allora, abbiamo incontrato vari scam. Abbiamo incontrato vari scam, tipo questi qua. Questa qua praticamente, vedi, ci abbiamo prima mandato le fotine così e poi ci siamo trovati tipo un vecchio, cose del genere. Però questa qua era una foto scam. Ci sono anche i piedini. E invece questa qua è andata top, questa qua. Questa qua prima ci ha mandato la foto delle labbra, poi la foto delle puffe. E poi c'era il video del God, adesso ve lo faccio vedere. Lo faccio vedere, ci vediamo il video del God e vediamo se ne riusciamo a trovare un'altra. Eccola qua. Questo è stato il nostro primo Tinder, andato bene. Doki doki. Il minigioco di Yakuza, ragazzi. Il minigioco quello bello. Kanpai shimasu? Pronti? Cioè, capi, questa qua al primo appuntamento. Questa qua era la tipa che era tutta. No, io sono una persona seria. Voglio essere una persona seria. Voglio una relazione stabile, eccetera. E poi ti manda come seconda foto che ti manda la foto delle tette. E poi si fa trovare praticamente così. al primo appuntamento. Ho trovato due motivi per andare in Giappone. È fondamentale. Io penso che l'anno prossimo ci ritorno, Piz. La mia idea è di tornarci l'anno prossimo. Quindi se volete venire in Giappone col capitano, conservatevi un bel po' di soldi per l'anno prossimo. Che periodo? Non lo so ancora. Non lo so ancora. Che noi siamo... Quando siamo stati a inizio settembre e c'era comunque un po' di pioggia, eccetera. Quindi abbiamo pure acchiappato l'uragano, quindi non lo so. Ma ci va in gruppetto o no, da soli, gli amici, ci andiamo gli amici. Poi se qualcuno si vuole unire me lo fa sapere. Come già dissi, in realtà se arriviamo a 1000 sub, ragazzi, io organizzo un viaggio. Organizzo un viaggio, posti ovviamente limitati, e facciamo un viaggio un attimo insieme. L'altra volta quanto hai speso? 2700 pagando tutto, anche cibo, alloggi, tutto, contando anche che ho mangiato la carne di Kobe, soltanto quella a 200 euro, che siamo andati a Disneyland, Disney Sea, a Universal Studio, quindi abbiamo fatto, contando tutto, 2700. Non costa un cazzo, ragazzi. Costa più andarci che rimanerci. Tocca farmare duro, allora. Sì, se un 3.000 euro da parte e poi si sta tranquilli. Poi dipende voi quante roba comprate. Io non compro niente di action figure e queste cose qua. So che c'è gente che ci butta i patrimoni. Ma mi sa che tutta l'Asia è così, costa più il viaggio che altro. Eh sì, conta pure in Thailandia.
In Thailandia siamo stati sempre più o meno 17 giorni. Vabbè, in Giappone siamo stati 21 giorni. In Thailandia più o meno 17 giorni e abbiamo... 21 giorni in Giappone. 21 giorni in Giappone siamo stati. In Thailandia invece siamo stati 17 giorni e abbiamo pagato 1.800. 1.800 sempre contando tutto e contando che ci siamo aggirati in mezzo a Thailandia. Cioè quasi tutto. Abbiamo fatto sia nord che sud, abbiamo preso gli aerei per spostarci. Allora, profilo, modifichiamo un po' il profilo. Allora, siamo... Dato che praticamente abbiamo questa cosa, siamo un modello. Sono un modello, sono un modello gentile. Come hobby gli piace, tu sai cosa, oddio. Come hobby, dato che siamo il suggimante, gli piace uscire. E l'attività, quest'altro hobby, tu sai cosa. Facciamo praticamente questione attuale, chat leggero, argomenti profondi perché siamo, sembra molto spirituale. Sciupafini, mi viene la festa, massima energia, gentiluomo, un tizio qualunque. Mettiamogli intellettuale, comunque facciamo come se fossimo una sorta di guru. Ci spacciamo per un guru, andiamo. Allora, prova abbinamento. 5.000 punti, vai. Match trovati. Ah, Mary è un utente platino. 75%, questa qua potrebbe andare molto d'accordo. Che bello, però, Drax, sarebbe stupendo unirmi a voi per sto viaggio. Stranger, se riesci, organizziamo con voi, che ormai abbiamo più confidenza, ci conosciamo un po' da un po' di tempo. Per me va bene, fa un viaggio insieme. Allora, salve, mi chiamo Mary, responsabile della contabilità presso un'agenzia IT. Prima il dovere, poi il piacere. Cerco di vivere bene, trovare una soddisfazione in ufficio e fuori da esso. A tal fine sono in cerca di un partner zelante, mondano e acculturato. Ok, mi piace andare al bar quando possibile, non sopporto rischiare inutilmente. Mi spiace, niente giochi d'azzardo. Ok, non vedo l'ora di chattare con te. Io farei anche la camera per eventuali RL. Fitz cameraman. Allora, Rinshan. Sono Rinshan, una modella. Non mi piacciono molto le app di incontri, ma i miei amici insistono a farmi provare. Dicono che cucino bene. Non tollero le battute sconce o i simp. Vorrei tanto confrontarmi con qualcuno che lavora nel mio stesso campo. Infine, non mi aspetto molto. Almeno sii divertente se vuoi parlarmi. Ok. Kaoru, mi sa di scam. Già l'avevamo vista. Hinako. Ah, fa la cosplay questa. Voglio conoscere persone con cui parlare di tutto. Sarebbe un bel cambiamento per me. Mi piace bere, sono suonata come una campana, per cui non mi piace neanche la musica. Mi dispiace. A volte sono lunatica e cupa, per cui mi piace la gente ottimista. Adoro i videogiochi, soprattutto i GDR. Questa qua è perfetta. Però fuori gioco, non in gioco, non so. Parliamo un po' se ti senti molto educato. Aspetta la tua chat. Questa qua c'ha un gatto come cosa, quindi non so. Allora, però questa qua mi interessa. Però c'è il 30%, quindi magari dovremo cambiare cose. Non ho vinto la gay di school ieri alla fine, School and Bones. Stavi facendo una gara per vincere la gay? Come la stai vincendo sta gay? Azzo. Ciao, sono Saori, una donna che si dedica al fitness. Quando non sto facendo sport o la coach, passo tutto il tempo in palestra. Piace attività fisica, mandami un messaggio. L'unico muscolo che non alleno è il cervello. È un muscolo, infatti questo scrive pure male, scrive tutto piccolo, guarda, con le cose brigate.
Mi viene a distrarmi quando si fanno discorsi troppo profondi. Ah, restiamo al primo livello, no, a un livello alto. Spero di conoscerci, sentiamo. Allora, ragazzi, io direi di andare con Mary. Io direi di andare con Mary, che stiamo al 75% di punteggio e potremmo godercela. Allora, in una chat ho aiutato lo streamer con il contest. Dovevamo spottare tre posti del gioco. I primi 60 mondiali si beccano 20 key per dare alla community. Per poco siamo arrivati ai primi 60. Ah, non ho capito. Ma Mary mi sa di scam, tu dici? Perché mi sa di scam? È un utente platino, quindi spende i soldi per star qua sopra. 75% di cosa? Se era un utente standard ti potevo capire, perché tutti gli utenti standard che abbiamo fatto fino adesso erano scam. Quelli platino invece erano cosa? Guarda la foto, dici che è la foto? È perché o Henry Shan o Mary. Cosa sono queste foto di spalle? Perché vedi tutte quante, soltanto questa qua c'ha il gatto, quest'altra, pensa un po'. Questa qua c'ha i pesi, c'ha. Capì? Scegliete, da Mary o Rishan. La modella o la responsabile IT dell'azienda? Chi ce la giochiamo? Sono entrambe platino. Andiamo di Mary, ok. Allora, Mary dobbiamo ricordarci che è un IT dell'azienda, quindi lavora col computer. Cerca di vivere bene e trovare soddisfazione in ufficio. Ok, fuori da essa. Al fine sono circa un patto zelante mondano e sculturato. Mi piace andare in bar quando possibile e non sopporto rischiare inutilmente. Ok, quindi gli piace andare al bar a bere, ma non gioca d'azzardo. Ok, noi abbiamo messo che siamo un modello gentile, ci piace uscire e tu sai cosa. Perfetto, ricordiamoci che siamo un modello gentile e ci piace uscire. Ma quella che ha la foto della testa dietro è il top. Non ho capito dove sta la telecamera. Beh, magari voleva far vedere altre parti, Stranger. Vediamo, dai, proviamo con Mary, vediamo un po', tanto dopo ci facciamo anche quell'altra, non ci sono problemi.振り向かせてみせるぜ! Let's go. Presentazione. Allora, ricordiamoci come si gioca. Ciao, sono Mary, molti mi desiderano una cosa in carriera. Mi reputo intraprendente, sinceramente. Non ho molto tempo per gli appuntamenti, ma il nostro punteggio è accettabile, quindi perché no? 75% accettabile, stronza. Lavoro presso un'azienda IT come responsabile della contabilità. Un lavoro che non offre molte opportunità per il romanticismo, come puoi immaginare. Spero di conoscere persone acute, con cui essere capace almeno di parlare di lavoro. Ok. Devo presentarmi con fare intellettuale. Vai, rispondi come si deve. Io sono Kasuga, mi chiamo Kasuga, piacere di conoscerti. Cosa pensi del futuro del Giappone? Vai. Ok. Allora, Kasuga, capisco il tuo interesse. Il futuro del Giappone è una domanda difficile. Però mi è piaciuta. Ma apprezzo argomenti impegnati, parlare con te sarà interessante. Vediamo, vediamo. Lascia che ti chieda qualcos'altro. Ho molto al cuore il mio lavoro, come puoi ben immaginare. Come ho messo come lavoro? Avevamo messo il modello, avevamo messo? Avevamo messo il modello. Spero che si dice che sono atleta in rivista. Modello. Queste riviste in riviste. Allora, concentriamoci un attimo. Ok. Sembra interessante. Quando ti appassiona quel tipo di lavoro? Rifletti spesso sulla società dove è diretta? Io sì, anch'io. Sembra aver abboccato. Ci manda la prima foto, ragazzi. La prima fotina, vediamo un po'. Qualcosina. Sto cercando le cose, ma ecco un piccolo. Eccola lì. Almeno è la stessa della foto profilo. È la stessa della foto profilo, quindi forse non è uno scam, ragazzi. Foto incredibile. Wow, grazie infinite.
Ci sta da rimandare ancora. Vai, vai, ce la possiamo fare. Hobby. Hobby, a noi ci piace uscire. Quali interessi hai? Ok, forse devo tenere più confidenza. Ne ho bisogno del visino, se riusciamo a arrivare alla fine mi sa che ci fa vedere il viso, Vediamo l'interessa... l'interessa sicuramente, a noi ci interessa uscire, uscire. Adoro la musica e la mia vita, adoro girare per i bar. Ok. Ma siamo spiriti a fine, i bar sono luoghi meravigliosi per lavorare. Stai cercando un equilibrio della vita privata e lavorativa. Un bar non è semplicemente la quintessenza. Sono d'accordo. Ok, let's go, let's go. Vai, vai, facciamo salire. Proposta. Cosa ci dice? Comunque, come ho detto prima, preferisco qualcuno con cui parlare il lavoro. Non entusiasmarti troppo, ma in un momento saresti un candidato. Dunque una domanda, la mia azienda ha ricevuto una proposta remunerativa per il cliente poco raccomandabile, cosa mi consigli? Ah, il cliente losco per i soldi, eh? Ai ai ai. Pensi che se ne appoggio per il contatto. Vedi che soldi al posto tuo non lo farei. I profitti a breve termine presentano sempre conseguenze. Esatto, questo. Questa qua è proprio da persona che ne capisce. Spostare i rischi troppo superflui. Non possiamo farci incontrare un questo assegno. Deciso mi imporrò. Grazie per mi aiutare a rifletterci. Ma ci manda un'altra fotina, dai. Dai che ci manda un'altra fotina. Bello sapere che siete della mia parte. Si gode. Sei intrigante, tieni da parte mia. La coscia. Ci ha mandato la coscia, ragazzi. Foto incredibile, parte 2. Grazie, grazie, grazie. Che cazzo, come cazzo scrivi? Mo se ne va per questo, se ne va. Pazzesco! Sarà un appuntamento da paura sicuro. Dobbiamo arrivare al cuoricino, se no non riusciamo ad andarci. Donne in carriera. Allora, posso farti una domanda seria? Cosa ne pensi delle donne che danno priorità alla carriera? In passato mi è stato detto che è una caratteristica non attraente. Che ti uniscono le persone e che non avrò mai una famiglia. Temo che abbiano ragione. Allora, tieni soddisfatto del tuo lavoro, è grandioso, Mary. Sei molto presa al lavoro, ci sta. Tieni soddisfatto. Let's go. Mettiamo la parte 2, questo mi tranquillizza. Vale la pena attendere. Ci siamo quasi. Le scelte per come sono, uno come te. Ecco qua ragazzi, ci siamo, È da un pochino che parliamo, vero? Non credo che quest'app fosse così coinvolgente. Mi sono divertito a parlare con te, a te è piaciuto? Ah, adesso l'emoji, dobbiamo stare attentissimi. L'emoji giusta, presto. No! No! Stai prendendo in giro? No, no, stupidato correttore. No, l'emoji sbagliata, no. No, l'emoji così, no. Sbagliato emoji. Devo continuare, vai, vai. Adesso spammiamo, spammiamo i messaggi per... Devo cercare di arrivare almeno al cuoricino. Forza ragazzi, dovete rischiare tutto. Vai. Ok. No, sì, ce l'abbiamo fatta. C'è il cuoricino. Che ho detto tutto. Presso tutto il mio cuore mi dichiarerò. Vai, Shiban. Detto. Vai che c'è il cuoricino. Detto Yosha. Ci siamo. Ecco la scena. Vediamo un po' che cosa, se era uno scam o meno. Oh, scammissimo.
Ciao Happy, che scam! Ah, ci ha scammato allo Happy, ragazzi. Ci ha scammato fortissimo. E niente, Mary è uno scam. Proviamo quell'altro allora. Aveva ragione Pizza che Mary è lo scam. Spero che non siano tutti scam a sto punto. Allora, usa l'app, vai. Abbiamo altri punticini. Perché per il momento soltanto una abbiamo trovato che non è... Sono un detector degli scam. Allora, come non ce le ho le altre. I punti ce li abbiamo, possiamo andare tranquillamente a fare. No, non lo cambierei il profilo per il momento, vai. Metti. Ok, proviamo con Rishan. Siamo un utente platino. Anche quest'altra qua. Si spera che non sia uno scam. La mia vita è uno scam. Continuo scam. No, povero Pizza. Tante coccole a Pizza. Abbracciamolo. Let's go. Vediamo con Rishan come va. Cazzo, non ho letto niente. Era una modella, voleva conoscere altri modelli e poi... Oddio. Ce l'ho fatta. Sono Rishan, visto il mio profilo? Sono una modella. Non mi serve una per trovare un ragazzo, ma ho pensato che sarebbe stato comunque divertente e nient'altro. Abbiamo un punteggio un po' così. Per cui fai del tuo meglio. Ah, livello batteria scarico. Fammi caricare la batteria nel controller. Le ragazze di solito cercano usano questa per ricevere attenzione e autostima. Allora, vediamo un attimo sotto carica il controller. Ecco qua. È andato. Inizia accendo una spia per dirmi se è andato in carica. Ok, me lo dice là sotto, perfetto. Allora, per ricevere attenzione adesso io, ma per me non è un problema nel mondo reale, Sig, non so nemmeno perché sono qui. Rispondi come si deve. Io sono Kasuga, mi chiamo Kasuga, ciao. Wow, che fortuna di essere abbinato con te, mi chiamo Kasuga comunque. Ah, mi fai così tanto il simp? Il cosa? Non capisco, ho detto qualcosa che non va? Ah, ha detto che non gli piacciono i simp. No, no, per forza. Beh, infatti mi affascina. Ah, quindi ti è piaciuto? Non montarti la testa, simp. Gli è piaciuta? Prima aveva detto che non gli piacevano i simp. Prezzo la sincerità, ok. Montarti la testa, hai molta strada da fare, ok. Ok, ora parlami tu un po' di te. È un lavoro giusto, che cosa fa? Abbiamo fatto i modelli, facciamo i modelli. Una polizia, rock, modello. Ah, aveva detto che non gli piaceva la musica tipo questa. Cosa del genere era. Ah, davvero, entrambi? Ok, questo mi interessa. Ecco qua. Come te potrei raccontare le storie? Bene, sono in gioco. La foto. La foto, ragazzi. Vediamo questa qua che ci manda. Rishan, una modella. Prima mi è piaciuto passare il tempo con te. Ehi, guarda qua. Ok, ci ha mandato una fotina. Così. Di spalle. Foto incredibile. Sempre foto incredibile per i Cibano. Wow, grazie infinite. Fantastico, che ne manderà un'altra, non ne manderà ancora. Hobby. Vediamo un po'. Non era uscire, che altro ti piace? Uscire era la cosa che ci interessava a noi. In questo momento eri proprio te. Minuto dei libri, no, passo le notti. Le notti passate a cucinare. No, direi proprio te allora. Sì. Perché era tu sai cosa, ha detto che apprezza le persone sincere, quindi... Sì, stai scherzando? Ma che si... Oh no!
Succhi la chat, fatti perdonare subito. Niente. Sto riguardando il tuo profilo. E cosa sarebbe quel tu sei cosa di preciso? Sei quello che pensa dubbio che funziona da noi. Oh, stavo per lo più scherzando. Cazzo, ho messo una biga di testa. Ah, mannaggia. Niente, il tu sei cosa non gli è interessato. Come conquistare un uomo? Sono una modella a cui piace cucinare. Dovevamo dire che cucinavamo, però non l'avevamo messo. Mangio salutare e equilibrato. Non per vantarmi, sarò la migliore. Sono la migliore. Cucino piatti deliziosi e rigeneranti. Se mai mi sposerò, mio marito mangerà proprio da re. Ehi, non fraintendere, non mi riferivo a te, ovviamente. Non preoccuparti, immaginavo. Comunque, niente. Hai un piatto preferito? Il mio piatto preferito. Qual è il nostro piatto preferito? Sono un po' carnivoro, un po' di tutto. Dubito di aver mai provato di me dalla tua cucina. La lusinghiamo per le sue arti culinarie, però non gli piacciono i simp, secondo me sta sbagliando tutto con lei. Ma ti leggi? Stai scrivendo come lei è un simp 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 big. Ma gli piacciono o non gli piacciono i simp? Io non ho capito. Mi dice che cucina bene, magari un giorno. Allora, stiamo parlando un po' perché voglio chiedere una cosa. Ho detto che sono una modella di professione, ma non è del tutto vero. Ho fatto la moderata materiale in giro, ma non mettono del lavoro a tempo pieno. Vivo di lavori part-time, sì. Fare la modella è la mia passione, ma il tempo corre. Ho molto su cui riflettere. Non so se devo abbandonare il mio sogno o no. Beh, tra tutti lo sto mettendo a te. Ups. Situazione scomoda, così rispondere. Ups, che imbarazzo, niente di quello che ho detto, ok? È fantastico che tu abbia un sogno a cui non vuoi rinunciare. Sì. これにしよう。なんて返そうか。へへ。Direi che potrà apprezzare. Lo so che fare modello è fantastico, ma non serve nemmeno dirci, Sig. よっしゃ、Mi fa やろうだ。felice, ok, perfetto. Dai, dai, dai. Dai. Adoro l'autostima, ok. Sai parlare bene, fammi indovinare, so cosa vuoi vedere. Non pensare che manda già chiunque quel. Le poppe, ragazzi! Eccole qui! La situazione diventa più interessante. Pronti? Foto incredibile! E pensare che le mando a tutti. Lui scrive come un celebro lito la seconda foto, ci possiamo fare poco. Pazzesco! Sarà un appuntamento da paura, sicuro! Mille parole. Non nego che tutto sommato è stato divertente. Te la sigla vada piuttosto bene. Tu che ne pensi? ここはスタンプだ。Devo usare emoji. Ah, cazzo, l'emoji è complesso. Mi piace, uff. Ma che sto? Quello che muore tutto il tempo, intendevo quello è difficile da capire. Non so queste. Quante di queste cose. Mannaggia la miseria. No, ragazzi, questa dobbiamo riprovarla per forza. Abbiamo fallito tutta la linea qua. Forse che sta prima così male se c'è gente come te. Ascolta, Rishan, devi continuare. よし、全力でアピールだ。なんて返そうか。やったぜ。いいぞ。よし。いいぞ。よし。へへ。やったぜ。Era difficile questa, riprenderla. Abbiamo fallito. Ma c'è. No, ci scaga sicuro. Ore to deto ni ikimasen ka? Tito. Sorry, niente. Allora, possiamo però, per conquistarla quasi sicuramente, cambiare un attimo il profilo. Perché いらっしゃい。usa l'app. Adesso comunque la conosciamo meglio.
Palo in faccia, eh sì, cioè ci ho spezzato il cuoricino. Allora, ci prendiamo 1000 punti qui. Poi modifichiamo il fucile. Da tu sai cosa facciamo cucinare. Così stiamo a posto con le cose che gli vogliamo dire. E andiamo. Magari ci aumenta anche di più la situazione adesso. Ok, adesso il punteggio è 100% con lei. Quindi andiamo proprio easy peasy. Poi dopo voglio vedere di apparare il punteggio per questa, perché Kinako mi interessa. Perdere i punti spesi in abbinamenti. Ah, no, non lo faremo mai. GDR, videogiochi. No, non gli piace cantare, quindi la musica non gli piace. Ok, parlare di tutto. Ok, questa qua dobbiamo capire poi dopo come la incontriamo. No. Ok, andiamo con Rishanna di nuovo. Stavolta 100% abbinamento, ma questa impazzisce, no? Presentazione. Cioè fa... Ok, qua è di nuovo tale quale. Poi fino a un successo. Buone aspettative, vai. Deve stare bla bla bla. E non ho bisogno. Quella della risposta di prima gli è piaciuto. Quindi la riusiamo. Let's go. Mi piace. Impegno. È un lavoro giusto, cosa fai? Facciamo i modelli. Il modello. Ok. Stavolta stiamo farmando punti con la pala, così se sbagliamo le mutte del cazzo non cambia niente. Che altro ti piace? Cucinare, dobbiamo dirle. Ma sei andata a cucinare. Ok. Allora siamo in due. Di recente mi capita di mangiare solo cibo preparato a me. Ho notato dal profilo che pure parlato di cucinare. Ok, data di lusso proprio. Cosa potremmo cucinare insieme? Guarda là. Beh, io sono una modella e mi piace cucinare. Mangio salutare e equilibrato. Non per vantarmi, sono la migliore. Bla bla bla. Va bene, questa è quella che ho già detto prima. Hai un piatto preferito? Piatto preferito. Dubito. Ok, questa qua la dobbiamo adulare, che prima gli era piaciuta. Ok. Okay. Così già stiamo al massimo praticamente. Di la verità. Guardando un po'. Ok, adesso c'è l'emoji momento. No. Adesso dobbiamo riflettere sulla cosa lì. Imbarazzo. No, è fantastico perché non puoi rinunciargli. Ok. La volta è nostra, ragazzi. Vediamo quante scam. Tutto eccellente. Ok. Adesso pure se sbagliamo le mot, stiamo a posto. Fa niente. Fa niente. Non possiamo scendere sotto il cuoricino. Ok. Let's go. Sperando non sia un altro scam. Pizza, anche questa ti puzzava di scam? Ok. Oh, ok, dichiariamoci. Adesso è andato. Deito!
Non l'ho visto sincero, ok, ma vediamo allora. Scopriamolo. Pronti? La musichetta non mi sembra scam. Non è scam, ragazzi. Non è scam. Scaricheremo due giochini per lei. Quella! Interessante. Beh, Fabrea Modella ha detto. Non sta parlando in giapponese. Sono abbastanza sicuro che non... Liuccone, sei arrivato nel momento giusto! cinese, sì! Siete arrivati nel momento giusto, abbiamo fatto la romance! Buonasera, ciao Ray pure! Ciao Daniel, come state? Bene, andatemi a seguire Luke, ragazzi, cliccate su quel cuoricino mentre ci guardiamo le puppe! Pronti! Arrivati proprio nel momento top! Scattare qualche foto, guarda lì. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Oh, allora, prontissimi. Ah, proprio i video veri. Sì, se riesci, esce proprio il video vero. E si gode, ragazzi. Abbiamo preso pure un trofeo. Si gode. Prima è arrivato lo scam, adesso invece l'abbiamo presa una vera. Ma perché ogni volta che arrivo qui trovo le tipe news? Arrivi sempre nel momento giusto, Miki. Come state, belli? Come è andato il gioco? Ti è piaciuto, Luke? Ti sta piacendo? A Metal? Ragazzi, andate a seguirmi, Luke. Avete visto il cuoricino prima? Cliccatelo e andate a seguirmi. Non lo dite a Miki, se no Drax... No, Miki lo sa, Miki lo sa. Ci guardiamo le signorine. Oh! C'è una scena? Ciao, sai, sembra che tu sia diventato più sicuro di te. Ah, andiamo avanti con la quest. Tutto a posto, allora, sì. Allora, ragazzi, andate pure a seguirmi a Daniel e il Poto, mi raccomando. Faccio un attimo di chatattino e poi vediamo cosa ha da dirci la nostra amica qui dell'app. Questa qui che ci abbiamo davanti è la signora che ha creato l'app di incontri. Sarebbe la signora Tinder, in questo caso. Intanto ditemi un po' com'è andata la vostra giornata. Cosa mi raccontate di bello. Tanti abbraccini a tutti. Era un momento ci sta tutto. Allora, tu cosa mi dici? Mi sento tanto diverso. Ti avevo chiesto, Luke, com'è andata, se ti sta piacendo il giochino che stai portando. Raccontaci. Allora, tu dici non sento così diverso. Non fare il modesto. Hai quell'aria spavalda, giovanotto. Quella di un uomo deciso, che ha visto tutto nella vita. Difficile giudicare da me, ma se fosse vero, allora è tutto merito della tua app. Beh, certo che è così. In che altro modo saresti potuto diventare così virile? Certo. Ok. Quindi ha avanzato la sua quest. Molto figo, sta sia divertente sia puzzle interessante. Top. Ci piace. Allora, benvenuto, so cosa ti aspetti. Allora, ragazzi, adesso praticamente facciamo un nuovo profilo per cercare. Dobbiamo cercare di conquistare la cosplayer adesso, perché c'era una cosplayer lì. E vediamo un po' di portarcela a casa. Prima cosa dobbiamo spendere punti. Dobbiamo pure comprare punti. Vai, 100.000 punti. Poi. Ma ciao Andre, come stai? Ragazzi, andate a seguirmi pure Brave Roll. Loro giocano a Dungeons and Dragons. E da poco faremo delle cose insieme. Interessanti. Datemeli a seguire. Chiede a Sabato come si fa? Cosa? Che devo chiedere a Sabato come si fa? Ah! Adesso ho ben capito cosa alludeva Miki.
Entra la prima cosa che sento di provarci con la cosplayer, nice. Dato che praticamente oggi è San Valentino, noi festeggiamo l'amore facendo Tinder su Yakuza. Fondamentale, abbraccini, direi. Allora, cosa gli diciamo? Un atleta, un eroe. Secondo me con l'eroe potrebbe starci. Con un eroe. Allora, lei praticamente è una cosplayer. Secondo me gentile ci può stare. Cosa mi piace? Restare a casa. Ha detto che non gli piace la musica. Stava dicendo che non gli piaceva la musica. Se non sbaglio, ma non mi ricordo. Uscire forse andava bene. Uscire e restare a casa. Cosa ti piace? Uscire e restare a casa. Sono una persona incoerente. Io ho festeggiato con una bottiglia di rum. Top. Ci piace. Ci piace. Dove sta? Aspetta, ce l'abbiamo il rum. Eccolo qui. Eccolo qui il rum. Fondamentale. Sei stunnato, Ray? Che è successo? Cosa gli diciamo a questa? Mi piace leggere. Proviamo con leggere. Una cosplayer. È nerd. Non c'è giocare ai videogiochi? No, non c'è giocare ai videogiochi. Quindi leggere direi che può andare. Nello specifico Kraken, buono. Su una nave. Allora, cosa gli facciamo dire? Chat leggera. Chat leggera perché lei, se non sbaglio, aveva detto una cosa del genere. Dai, proviamo. Proviamo. Trova l'abbinamento. Vediamo un po'. Sul divano che diceva la sessione esame. E ci sta, ci sta. Eccola qui. Ok, perfetto. Proprio quella che volevo. 90% di affinità. Si gode, ragazzi. Abbiamo trovato come adescare la cosplayer. Dire che siamo un eroe, che il nostro lavoro è fare l'eroe, essere gentili, ci piace uscire e leggere. Eccolo qua. Vabbè, conoscere persone che stanno parlando di dove è un bel cambiamento per me. Mi piace bere. Ah, gli piace bere, ok. Però è stonata come una campana e non gli piace la musica. Sono un po' lunatica e cupa. Per cui mi piace la gente ottimista. Ok, potevo mettere ottimista per arrivare al 100% probabilmente. Ciao Peter, come stai, bello? Che mi racconti? E poi dicono che gli uomini non ascoltano e ricordano tutto ciò che le ho detto che mi piacesse. per forza, dobbiamo per forza dare il meglio. Allora, sono lunatico e cupo, mi piace la gente ottimista. Adoro i videogiochi, soprattutto i GDR. Questa qua è perfetta. C'ha pure la foto del gatto, fondamentale. Azza, nella descrizione della mia ex. Comunque vado in lurk, Draken, che da un po' che. Va bene, Daniel. Un bacione. A presto, bello. Ciao, tutto bene? Tutto bene, grazie anche a te. Tutto bene anche qui, Peter. Che mi racconti di bello? Io sto stando un po' caldo, ragazzi. Troppe signorine. Aspettate un attimo. Ah, eccoci qua. Ci spogliamo un po'. Alquanto inquietante dovevamo. Si chiamava Canico. Allora, chattiamo ragazzi. Allora, ricordiamoci che noi siamo un eroe gentile, ci piace uscire e leggere. Poi quello che ci dobbiamo ricordare di lei è che non gli piace la musica, però gli piace bere. Principalmente. Gli piacciono bere i videogiochi GDR, perfetto. Andiamo. Cosplayer. Yosh, Vediamo un po'. mezasu wa deto da. Yosh! Presentazione. Salve signorina. Yoroshiku. Yoho! Sono Kaneko, una cosplayer, piacere. Yosha. Abbiamo un punteggio pazzesco, Onnodai. sono strafelice. Ok, l'mao, che cosa significano? Io non lo so perché sono boomer in queste cose. Che cosa. Ecco, sono vagamente famosa nel mondo del cosplay. Però non ho molti amici a cui parlare di robe sceme che mi piacciono. Voglio qualcuno così nella vita. Ok, che ti racconto? Che la palestra funziona, mi sono messo in forza, top, ho tonificato e ho fame di porcherie. Ci sta, Peter. Sono contento che ti sei rimesso in forza.
Propone di giocare a un gioco GDR al dottore, il dottore GDR. Quelle patatine alla paprika, buone patatine alla paprika, ci piacciono. Allora, vediamo un po'. Oh, parlare di robe sceme, oh, ce la posso fare. Ok. La prima presentazione del vero effetto. Vediamo un po'. No, io sono Kasuga, mi chiamo Kasuga, c'è cosa. Oh, qua Kasuga. Se cerchi chiacchiere le trovate, lol, secondo me questa qua gli può piacere. Lol. Ok. Io che ti racconto, ma niente, niente di nuovo in realtà, oltre al fatto che mi sono fatto... Che venerdì c'è la maratona, ragazzi. Venerdì c'è la maratona di compleanno, perché sabato è il mio compleanno, quindi venerdì alle 23 iniziamo la maratona. 6 ore estendibile fino a 16, quindi se volete qua mi trovate tutta la notte. Festeggiamo i miei 31 anni. Madonna, sono vecchio, ormai è andato. Ormai sto entrando nella fase... Alle 23, sì, alle 23. Perché è il 17 il mio compleanno, capì? Quindi faccio quell'ora praticamente di pre-compleanno e poi festeggiamo il compleanno. Facciamo la nottata, sì. Alle 23. Ieri buon 18esimo anno. Ragazzi, in che senso? Sì, sono del 93, sono del 93. Sono proprio del 93. So, mi davate 100 anni in più probabilmente. Però sì, sono del 93. Quanti anni mi davi, Andrew? Allora, ciao, siamo compagni di chiacchiere, fantasticoso, fantasticoso, ragazzi. Non bevi abbastanza, bro, come? Abbastanza. In realtà non bevo più. Che prima uscivo di casa e bevevo. Adesso non esco più di casa. Prima comunque mi hanno sempre dato 10 anni in più a quanti ne ho. Ascolta, restiamo super sereni, ok? Spero che vada bene anche a te. Ok, prima di tutto voglio farti una domanda. Ma a casa non mi piace bere da solo. Bere in compagnia. Non reggo neanche più come una volta. Prima davvero ogni settimana stavamo a bere. Ma non esiste più questa cosa. Siamo vecchi. Il Covid ci ha rovinati. Aspetta, come ho messo come lavoro? Sono un eroe. Sono un eroe, sarò io, livello, sarò... Ok. Cazzo, se gli piace questa qua mo impazzisce, gli dico che sono un eroe. Sarò il migliore possibile. Fantastico, Kasuga-san, adoro! Devi dirmi... Sì, le piace. Devi dirmi tutto, ok? Bene, ci manda la prima foto, ragazzi. Siete pronti? Solo di me dire studente Asmus. Ci sta. Ah, è bionda l'amica. Ok, una fotina di spalle, così, tranquilla. Se mi stiamo molto, tieni una foto da te, penso ti piacerà. Oh, grazie infinite. Tanto che sai se me ne manderà ancora. Vediamo. Allora. Ok, ora hobby. Che avevamo messo? Oddio, che avevamo messo? Uscire e leggere. Fino a qui il colore dei suoi capelli. Finta. Quante... Ok, dice che è finta, Piz. Voi che dite, ragazzi? È uno scam o è vera? È uno scam o si gode? Facciamo un sondaggio? Facciamo un sondaggio, dai. All. La. Tipa è scam reale. Facciamo un sondaggio, 2 minuti, vai, rispondete al sondaggio, nel frattempo andiamo qui. E poi è un vecchio cinquantenne. Entriamo in confidenza, ok, vediamo se interessa sicuramente. C'è un argomento che le piaccia. Una cosa che mi piace è la musica, no? Una cosa che mi piace è rilassarmi a casa. Ok, bere conta. Bere conta, lei piaceva bere, aveva detto. Let's go.
Ecco, bevo ogni giorno. Shh. E molte volte è orribile. Fanno sessionati che troll che rompono. Bere mi fa dimenticare tutto il Mao. Bevo fino a vomitare, povera. Madonna. Fino a vomitare è un po' esagerato. Sembra un po' esagerato. Gli ha scritto pure i cibari. Ieri leggevo un manga per Felice Giappone che in chat è svolto cos. Beh, sai che sono una cosplayer, cosplayer professionista, lol. Mi hai fatto cosplay, è super divertente diventare proprietà di giochi anime. Personaggio farei un cosplay. Ah, è Dragon Quest. Poi per me qualcosa, qualche personaggio trovi carino. Un eroe, uno qui... Sì, questo qua per forza, la risposta di Shiban. Per forza. Uno su cui tutti contano per salvarlo. Ora sì che si ragiona, ottima scelta. Potresti chiedere un'armatura super autentica e tutto. Poi adoro il GDR. Ecco qua la foto. Ecco la seconda foto. Altri 20 secondi per votare. Da me mi senti da una mano. Se prendo una cotta per te, tieni un pensierino. E foto poppica. Foto poppica, ragazzi. Ieri leggevo di un manga di una mega truffacina in Giappone fatta. Ok. E addirittura, sì. Le poppe, ragazzi, vi ricordo che con l'abbonamento voi sbloccate una delle emote fondamentali, la emote delle poppe. Ok, vince Scam con un voto solo. Quelle non è roba asiatica, ma siamo a Honolulu. Siamo a Honolulu. Grazie, pazzesco. Sì, siamo in Honolulu e parlano tutti quanti in giapponese. Assurdo. In che senso? Pure io avevo votato e c'è solo un voto. Non lo so, è soltanto un voto scam, cioè. Forse hai cliccato e non hai messo in via, non lo so. Per un appuntamento a paura sicuro. Momento aneddoto. Vediamo. Se fai la cosplayer è importante non mostrare gli altri a avere a te. Al momento sento di potermi lasciare un po' andare. Raccontami qual è la tua storia preferita su di te. Le mie storie devono essere ancora scritte. Conoscere te non sta. Beh, una volta ho chiesto Fajim e mi è uscito una cosa. Le mie storie devono ancora essere scritte. Misteriosi, vediamo se gli piace. Se era il Mao che risponde noiosa, no, non gli è piaciuta. Vabbè, normale, gli è piaciuto. Però quasi intrigante, quasi. Ok, dobbiamo dirgli che la storia da conoscerlo. Se dirti un caso, un sacco parlare con te. È fantastico, sai? Ok, dobbiamo fare emoji. Cosa ne pensi di me? Ma dobbiamo stare attenti con le emoji, mannaggia la miseria. Yes! Si gode! Yeah, sentimento reciproco! Potremmo essere... Penso che saremo subito amici, Ti ho detto ti amo e ho detto sentimento reciproco e mi ha frenzonato, ragazzi, non funziona. È uno scam a tutto tondo, scammissimo. Devo andare, sono fantastico, sono felice che siamo diventati amici, ci sentiamo dopo. Un attimo. Che c'è? Io non voglio che restiamo solo amici. Ho detto, sto mettendo le mod. Ti amo. Fai mi frenzoni così? Devo continuare così. Let's go. Pronti a rischiare tutto? Vabbè, comunque già abbiamo l'appuntamento, quindi stiamo a posto. Let's go. Andiamo oltre i limiti estremi. Ok, siamo al massimo comunque. Al massimo dello scam, chi lo sa? Scam massimo. Kasuka-chan. Ecco qua. Let's go. Vediamo. Beepo! Vabbè, ovviamente accetta, abbiamo fatto il cuoricino. Ok. Yusha! E adesso vediamo se è uno scam, ragazzi. È uno scam, dalla musichetta è uno scam 100%.
È un pollo, ragazzi. Se sarà lo smart. C'è la foto di un gatto. C'è la tizia che ti manda le foto. E lei è un pollo, in realtà. Mi distrugge. Mi distrugge. Mio Dio, muoio. Ragazzi, era un pollo. Allora, in realtà adesso dovremmo proprio cambiare situazione. Se vogliamo matchare qualcun'altra. Perché non c'è uscito niente con queste situazioni qua. Quindi potremmo mettere, non lo so, che siamo un atleta, che ce n'era una che diceva che si allenava sempre, eccetera. Che siamo un atleta, un maschio alfa. Quante stronzate andiamo a scrivere stavolta. Ci piace allenarmi. E tu sai cosa? Sto facendo proprio lo stronzone. Cosa cerca? Contatto fisico. Sciupa femmine. Ok, mettiamo la cosa dello sciupa femmine e vediamo come va. Se in Giappone la terra è il sole levante, la Wai sono il sole della terra nascente. Io. Donne, arrivateci Bankasuga con un'app di incontri. Vuoi sapere come faccio grana? Sono un atleta. Ho troppa personalità da gestire, ma sono un maschio alfa. Come puoi immaginare, sono uno che adora allenarmi. Allenarsi, vabbè. Tu sai cosa? Oh sì. Tesoro, se ti iscrivo è perché sei una meraviglia. Non aspettiamo incontrarci. Entriamo in contatto perché presto saremo a contatto, baby. Vediamo quanto andrà male, ragazzi, questa ricerca. Allora, spendiamo sti $500. No, $50, ok. E troviamo l'abbinamento. Non so se ci sarà davvero un abbinamento, ma vediamo. Ah, a me ci trovati. Quindi c'è a chi piace questa cosa. Ok, c'è la tizia che volevo trovare prima. Questa qua. Lo sai, sono una donna che si dedica al fitness. No, non sto... Quando non sto facendo sport o coach, ti passo tutto il tempo in palestra. Se ti piace l'attività fisica, mandami un messaggio. Mi combusco le palle nel cervello. Mi viene a distrarmi quando si fanno discorsi troppo profondi. Ah, restiamo a un livello alto. Spero di conoscerci, ci sentiamo. Ok, abbiamo detto che siamo un atleta. Maschio alfa. Ci piace allenarci e tu sai cosa. Let's go. 75% con Saori. Vediamo un po' che riusciamo a fare. Vediamo quanto è scam Saori. Che c'è la foto dei pesi. Yo Kasuga, sono Saori. Fammi sapere se ti va di parlare. Abbiamo un punteggio ok. Sembra divertente. Io sono una patita di sport, piena di energie praticamente. Io sono così e tu invece, bella vivace. Ma siamo un atleta, abbiamo detto. Rispondi come si deve. Ciao, sono Kasuga. Ciao, sono Kasuga. Wow, sei più stimolante di una tazza di caffè. Vai. Stimolante, ok, strambo, mi piace il tuo stile, Katsuga. Per il mio stimolo per me, lol. Mi è piaciuto. Oh, siamo già quasi alla foto comunque. Impegno, siamo degli atleti, ricordiamocelo. Penso gli piace. Beh, via con le basi, che lavoro fai? Che lavoro ho messo e facciamo l'atleta. Sono un atleta semiprofessionista, sono il re dei bilancieri. Bellissimo il re dei bilancieri. Let's go. Oh, grandioso, wow, pazzesco. Quando ho visto immagini così mi ha intrigata. Ma immagino. Mi immagino troppo a sposare uno con un lavoro così. Troppo presto. Ok, ragazzi, la prima foto, vediamo un po'. Vediamo un po' questo che ci manda. Sembrava ragazzo, cosa. Cazzo, piedini. Fotopiedini, ragazzi.
foto incredibile. Oh, grazie infinite. Fantastico, se me ne manderà ancora. Che dite, questo è uno scam? O no? Hobby. E ora di cosa parliamo? Ok, questo cosa entra in confidenza. Vediamo. Ok, vediamo. E possiamo... Passo molto tempo a allenarmi. Ok. Credo di allenarmi, sembra che siamo simili. Poi ricordo che ho letto anche nel tuo profilo, esatto. Tenersi è sicuramente più facile con un compagno. Ogni tanto potremmo fare una sudata assieme. Che sudata potremmo fare assieme? Certo, studiamo assieme. aspetta, ho detto così però. Esatto. Altra foto. Fermo, mi fai arrossire. Ecco qua, già ha pensato anche lei male. Ci sta tutto. Mi piaci. Non manderei una così a chiunque. Guarda là. Bella, una bella foto laterale quasi, eh. Ok, foto incredibile. Dai, pazzesco, sarà un appuntamento a paura sicuro. Ok. Prospettive atletiche. Ma perché qui ci sono, stanno solo tettons? così va, così va. Le poppe fondamentali, vizi. Scusa, domanda strana, posso chiederti un consiglio? O più o meno sai come sono io, no? Ecco, mia madre è una vecchio stampo, dice che sempre deve essere più femminile, se no non mi sposo. Che pare, cosa sai? Dovrei essere più femminile? Boh, devi sempre essere ciò che vuoi. Invece ad uno qui sto parlando, non voglio che... Ok, vai, vai, così. Aduliamola così. Let's go. Tot, sono felice, la faccia mi piace, sono felice che si sovrappone, pango pure un po', intanto ci davo paura che non piacerà alla gente come sono. Quindi se uno come te dice che piace per me è importante. Tot, conquistata ragazzi. Condividi, è fondamentale, fondamentale, aspetta, risparmiamo pure un po', aspetta. Risparmiamo pure un po', tiè. Fondamentale. Spero un attimo, iniziare, mi sto prendendo una cotta per te, sai? Faccio un sacco di sport, ma in questo periodo non sta andando bene. Forse sto invecchiando, ho raggiunto il mio max. Ah, scusa, scommetto che non sembro molto io adesso. Di solito sono super ottimista, rispondi come si deve. Ricorda PPS, pensiero positivo sempre. Questi momenti è l'opportunità migliore. Tieni testa alta e fermi. PPS secondo me può piacere. La stronzata della sigla. Ah, hai un motto per tutto, scommetto. Beh, sto un po' meglio, forse funziona. Top. Poppe, poppe! Abbiamo già visto un paio di poppe oggi. Lark, come stai, bello? Dopo te le faccio vedere, dopo te le faccio vedere, ci rivediamo. Ci rivediamo volentieri. Come stai, Larkino? Da quando stiamo parlando, comunque, dovrei andare. Ok, dobbiamo mandargli l'emoji giusta. Allora... Yes, ti amo. Si gode, sei dolcissimo, che bello. Si gode, ragazzi. Cioè, siamo al massimo e dobbiamo ancora fare la cosa. Godo, godo, godo. Sto bene, ho solo parecchio sonno. Tante coccoline all'arc. Hai fatto qualcosa di stancante oggi? Comunque per ora vado, mi sono divertito. Devo continuare così. Vai, 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 scriviamogli una brancata di stronzate. Vai. Cura a mille, riesco solo a pensare a te. Non riesco a togliervi dalla testa. Vabbè, tanto già stavo al massimo. Non particolarmente, ho solo dormito male, capisco. Comunque come sta andando? Tutto bene, si gode. Questa è quella puntata speciale di San Valentino e quindi mi sto dedicando agli incontri sul Tinder qui. E adesso ci dichiariamo e vediamo un po', scam o non scam, ragazzi? Scopriamolo.
Secondo me è uno scam, ve lo dico già adesso, secondo me è uno scam. Però uno ci spera sempre che non lo sia. Non vedo l'ora di incontrarti. Ma dalla musica si capisce se è uno scam. Musica scam. Eh sì. Super scam. Iper scam. Col tizio sadomaso. Ovvio, becco sempre gli scam mentre quando guardo. Che ci vuoi fare, Larky? Allora. Usa l'app. Ma ti faccio vedere quella di prima. Quella di prima è un bel pezzo. Bel pezzo, ce la rivediamo volentieri. Allora, scam, scam, scam. Ah, ma le abbiamo trovate tutte? Ah, le abbiamo trovate tutte. Dobbiamo fare Kaoru, Sofi, Etsu. Ne mancano tre praticamente. E due soltanto non erano scam per il momento. Chissà se fra queste tre ce ne sarà un'altra non scam. E quante erano scam sul totale? Come ho detto, praticamente sono due soltanto non scam e tutte le altre scam. Dobbiamo vedere se fra queste tre che mancano ce n'è un'altra non scam o meno. Allora, questa qui è quella che abbiamo fatto prima, volevo farla vedere all'Ark perché è comunque interessante. Ecco qui l'Ark, guarda, guarda e godi. Questa qua era modella e parla cinese. Un sacco di scam, un sacco di scam. Questa qua ovviamente non era scam, se no non c'era il video. Tini? Sì, secondo me è abbastanza tini, Piz. Ci sta. quella che gli piaceva cucinare, eccetera, sì. È bravo con le mani. Piedini. Pronti. Ok, allora adesso quindi ci mancano questa qua che è gold, sono gold queste qua che ci mancano. Gold, gold, ci manca praticamente Etsu e Sofi. Etsu e Sofi e Kaoru invece che un utente standard. Quindi possiamo anche evitare di spendere la tariffa platino, direi. Il cambio è gratis. Passare un piano, il cambio è gratis. Sì. Oro, dato che ce ne mancano due oro. Dura 5 anni sto video, nice! Sì, te la fa vedere per bene, deve essere comunque la... Tocca fare qualcosa per cena, cosa fai per cena, Pizzo? Poi facci sapere, eh? Allora... Cosa facciamo adesso per attirarle? Allora, se non sbaglio, una di quelle di prima era uscita che avevamo messo che facevamo il modello. Modello, facciamo ottimista. Mi piace cucinare... e uscire. Incontriamoci, proviamo così. 3000 punti, fammi comprare i punti. 5000 direttamente. Vediamo un po' come va. Vediamo un po' come va. Match trovati. Ok, sono i due match oro che mi servivano. Adesso ce li leggiamo tutti e due per capire. Ah, questa qua fa l'infermiero. Ho scaricato la per conoscere gente interessante e preferisco iniziare da amici. Oh, la verità è tipo Mahjong e Pachinko. Forse anche troppo. Ok, questa qua mi piace in giochi d'azzardo. Non seguo le mode, non mi frega niente di barco del simile. Sei un appassionato. Il mio ideale è appassionato. Musicisti. Tribuna d'onore. Ok.
Noi siamo modello ottimista, cucinare e uscire. Ok. Ok, ok. Allora, Sophie invece. Vedete, è uscita nel temino per una principessa. Educazione invidiabile, tutta riconoscere. Ok, campana di vetro. C'è una conosce in termini di romanticismo. Dov'è questa presenza qui? Abborro la volgarità, ma apprezzo un'indole garbata e ben educata. Ok. Mi interessa comprendere varie forme musicali, provare pulsioni per chi brama e trascorrere il tempo in preda a sudori corporei in una palestra. Ok, questo qua 30%, dopo cerchiamo di modificarlo per andare bene con lei. Lei quindi musica, dobbiamo mettere roba sulla musica per andare tranquilli. Allora, lei piace il mahjong, ma non gli interessa i bar e cose del genere. Va bene, gli piacciono i musicisti. Let's go, tutte e due piacciono i musicisti in realtà. Se mettiamo un musicista o cose del genere andava molto meglio. Let's go, Etsu! Ehi là, sono Etsu, infermiera Etsu per i pazienti. Oh, ma sul serio, non sto iniziando nel cellulare, ma sorprendimi pure. 60%, dai. C'è qualcuno che voglia incontrarsi più prima che poi. La cosa che avevamo messo. Iniziamo le presentazioni. Allora. Io sono Lusuga. Sono Kazuki, grazie ai messaggi. Guarda tu, anch'io voglio incontrarti, LOL. Perché quel LOL non mi convince. Però. Ah, però lei pure ha scritto LOL, ok. Anche tu siamo stessa lunghezza d'onda, ok. Grande, potremmo essere una coppia perfetta. Ok. Che lei ha scritto LOL, quindi ci può stare. Si lolla insieme. Allora, prima domanda. LOL, scrive LOL a tue cose, il tuo lavoro. Modello avevo messo? Cazzo, avevo messo modello, ragazzi, cazzo avevo messo? Quello di sì. Modello. Modello ottimista, uscire e cucinare? Forse. Perché è meglio in seguito, ok. Potina, vediamo un po' Etsu com'è. Siamo molto d'accordo, voglio darti qualcosina. Parte già con le poppe? Questa qua potrebbe essere vera, ragazzi. Secondo me questa può essere vera. Foto incredibile. Wow, grazie infinite. Ma si sta rocore? Beh, altre serie saprete. Ok, forse posso entrare più in confidenza. Vediamo l'interesse. Sono uno scommettitore incallito. Sono una stella del karaoke. Sono un sommelier in un bar. Piace uscire. Forse il karaoke possiamo fare. Non l'abbiamo messo nelle cose, però. Nessuna delle tre abbiamo messo nelle cose. La stella del karaoke. Vai. Noi quella adoro, ma pace. Ah, non gli piace. Ha detto che gli piaceva i musicisti. Vabbè, per divertire la scelta lo dimostri. Beh, ok. Questo è il mio ripreso. Ok, dai, non è andata malissimo. Quanto è importante il tipo ideale, il mio tipo, Non sono tipo da tipi, il mio tipo è una persona a cui tengo. La verità è che il mio tipo è proprio una come te, così vai. Diretti proprio. Vediamo se riusciamo a conquistarlo. Oh, davvero? Non ci sputa in faccia. L'Mao! È che è solo un approccio, è dolce. Oh, un'altra volta. Anche tu sei il mio tipo. Fotina. Perché tu mi lo scappi intimamente. Ecco qui. Foto di quasi tutto il corpo, ragazzi. Secondo me questo è vero. Comunque, non so perché, ma mi dà quella sensazione. Siamo pronti. Wow, incredibile. Per un appuntamento a paura sicuro.
scarica lo stress. Ti ho detto che sono un'infermiera, vero? È un lavoro molto duro. Quindi spero che venga un principe azzurro a salvarmi dallo stress. Arriverò con una bianca colorosa e potete vestire, mia dama. Conta che venga a lo stesso quando vuoi. No, questa fa della carrozza del destino, secondo me è simpatica come risposta. Let's go. Dolce Mino, l'adoro, ci vuole coraggio a fare battute di oro. Potete fare sicuramente. Non so se ci sono leggi. Scomodare le difficoltà. Scordare le difficoltà, ci sta. Mi piace il divertente. Siamo qui da più tempo di quanto pensassi. Allora che ne pensi il mio ribagori? Ah, l'emoji. L'emoji è sempre un problema. Allora, dobbiamo andare su Tiamo. Ok, si gode. Proprio quello che voglio vedere. È ora di salire di livello. Se dici così ci banno, lo conquisti subito di salire di livello. Fai un tentativo, vai, vai. È andato. Con piacere, sentiamoci presto. Vai, vai. Pronti ragazzi, secondo voi uno scam o meno? Ditemi un po', voglio sapere le vostre. Io spero che sia quella giusta stavolta. Cioè almeno ho quella sensazione. La sensazione che possa essere giusta e non scam. E l'altra lo scam, dici? Probabile. Dai, questa qua è buona, Kasuga-san, ho detto tutto. Dai, vediamo. Vediamo se godiamo o l'ennesimo scam. O godiamo o ridiamo, su due le cose. Yosha! Prima la gallina abbiamo incontrato, cioè... mi ha distrutto. Sentiamo dalla musica se scam. Musica scam, cazzo. Etsuko! ragazzi, questo è scam. Si chiama pure Etsu. Non ci potevamo mai arrivare. Ma questa qua è un personaggio storico di Yakuza. C'è in tutti gli Yakuza. Etsuko c'è in tutti gli Yakuza ed è praticamente la... la tizia che salta sempre addosso a Kiryu, eccetera. È fondamentale. Abbiamo visto anche in Yakuza Gaiden quando abbiamo giocato. Quindi è simpatico comunque come situazione, dai. Però che palle, sì, questa qua mi aspettavo che fosse vera, invece. Non mi dire che sono tanto due le vere, dai, almeno un'altra. Allora, abbiamo detto che per conquistare quell'altra... dobbiamo mettere roba di musica, magari che siamo un musicista o queste cose qua. Un modello, cioè musicista, in una band. In una band, ottimista può andare. Sa cucinare, ascoltare musica. E magari cucinare glielo lasciamo comunque. Che non ricordo che altro incontriamoci o lasciamo. Utente oro? Rimaniamo con utente oro? Vai, facciamoci questa cosa, utente oro. Vediamo un po', match trovato. 60%, perfetto. Sophie è la nostra penultima, ragazzi. Abbiamo quasi finito tutto il minigioco. Immagino che in realtà la tizia ci dirà qualcosa alla fine. Presentazione, vediamo un po'. Non mi sono letto un cazzo, Cristo! Piace la tua conoscenza, il nostro monteggio potrebbe migliorare, non escludo che possa intrattenermi. Cazzo! Non ho letto niente, si entra in un ambiente socio-economico altolocato. Cerco soprattutto un individuo di classe, madonna questa qua. Si presenta un individuo affiato. Sono caduto, spero anch'io di trovare qualcuno che mi apprezzi. Vai, questo qua. Let's go. Molto eloquente che sanno. Cioè le cose fra i nostri menti ponderano all'unisono. Certo che l'incontro possa donarci con manifestazioni soddisfacenti. Ok.
Puzza già scam. Perché ha detto nella descrizione era che lei è una principessa, è sempre cresciuta in una campana di vetro, bla bla bla. Probabilmente non prenda il ghiaccio di grazia. È tipo un vecchio di 7.000 anni, del periodo Edo. Aspetta, cosa avevo messo nel lavoro? In una band abbiamo messo. Ora sono dead. Nante kaisou ka. Vivo sogno e musica. Questo. Kore ni shiyou. So da na. Motivo questa qua non gli piaceva la musica. No, gli Kiyotta piaceva per ze. forza, se no non andava bene. Ii desu Cosa è rispettabile? Vorrei che mi esponessi qualcosa del tuo stile di vita. Qualcuno ti ha mai detto che sei un tipo intrigante? Oh, ecco, foto. Vediamo la prima foto. Vediamo la prima foto, vediamo quanto è scam. tokubetsu desu Uh, yo. si è dimostrato degno di fiducia. Foto di culo. Così, culo e piedini di The Bot. Cioè, prima foto che gli mandi. Bam! Vabbè, dimostrati di fiducia, ecco, voglio farti un dono per attirare la tua attenzione. È già scammissima, sia scammissima, per forza. Ok. Hobby. In realtà per una foto così spinta diretta potrebbe non essere scam, sai, Lark? Perché le tizie con cui siamo riuscite ad uscire alla fine erano quelle un po' più spinte di tutte. Quindi, non so. Oddio, secondo me è real. Potrebbe essere real, potrebbe essere real. Forse posso entrare in confidenza. Proseguiamo. Ok. Che altro scopo hai nella tua vita? Beh, la musica, colonna sonora della mia vita. Direi. No! Sbagliato! Nante No, ho kaisou ka. sbagliato! Ho cliccato male! Sto cliccato male! No, ho cliccato male, è finita, ragazzi. Diventare più muscoloso possibile. Muscoloso? Oh no, questa qua gli fa schifo il muscolo. Ho sbagliato. Ho sbagliato tutto. Perdiamo 2000 punti. Ah, ok, non abbiamo perso punti. Normalmente le mie conversazioni finiscono così. Niente, abbiamo trovato. Potremmo ancora conquistarla, eh. A questo punto sarei necessario chiedere, ma cosa ne pensi delle donne facoltose? Ok. Tutti mi hanno detto che non mi comprerò il nonchalance. Credo che questo ti renda a meno la tua eleganza, vai, vai. Madonna, che abbiamo trovato malissimo. Però possiamo recuperare. Non è mio ingegnere in difetto, spesso in difficoltà. Ecco la risposta di genere preziosa, te lo assicuro. Ok, vedi, siamo comunque. Se sbagliamo l'emoji, siamo fottuti. Posso confidarmi in un'infanzia dove i miei genitori non hanno fatto mancare nulla. Tuttavia, quando cessare le punizioni erano rapide e severe. Ho avuto meno libertà rispetto ad altri. Agli altri bambini. Non è che ho capito la tua storia, ok, questo qua sarebbe un altro sentimento sul mondo che vorrai. Questo qua del capitolo della storia, secondo me, può essere una buona cosa. Dai, dai, ce la facciamo. Non mi hai detto che avevo una questione. Ok, seconda foto. Positiva, ma hai fascino. Ok, top. Fotina, che dono prezioso è solo per i tuoi occhi, chiaro? E là, sì, secondo me è vera, ragazzi. Secondo me è vera. Sta in costume, secondo me l'hanno fatta in costume tutte quante, quello lì che è vero. Grazie, grazie, grazie. Trattamento lavoro sicuro. Ok, dobbiamo riuscire adesso. Adesso dobbiamo stare attenti con le emote. Diverso tempo e discutiamo. Ormai si è fatto un'opinione di me. Sì, è molto giusto. Yes! Ok, ce la possiamo fare. Ringrazio dell'affetto. Ok, dai, dai, dai. È andata, signori, è andata. Ce la portiamo a casa. Anzi, andiamo a casa sua, solitamente. Ho investito il mio tempo correttamente. Ti ringrazio per oggi. Prego, ma aspetta.
Vabbè, mo inizio a scrivere sempre le stesse stronzate, non cambia, immagino. Anche se questa qua è più alto locata, dirà sempre le stesse. Ho il cuore a mille, sì, sempre le stesse cose. Riesco solo a pensare a te, Ichiban c'ha quelle frasi nella mente e le dice a tutte quante. Ok. Kasuga-san, let's go ragazzi, vediamo se è uno scam. Detto. Yosha! Donna koka tanoshimi da na. Un'altra volta, che abbiamo dalla musica. Non è scam, ragazzi. Si gode che non è scam. Ed è proprio l'inco. Kasuga, it's really you. In inglese si gode. Ma salve signorina. Quindi abbiamo la giapponese, la cinese e l'inglese. Giustamente siamo alle Hawaii. Come on, don't stare like that. It's embarrassing. Beh, signorina. Connected, didn't it? La principessa, hai detto che era la principessa. So, biondo occhi azzurri. I want you to get to know the real me. Kasuga, I think we're the perfect match. E si gode, ragazzi. Spammate un po' di godo in questa chat. Top. Allora, io immagino che in realtà sia l'ultima. Godo. Cazzo, e si gode. Io immagino che sia l'ultima. Però, cioè, l'ultima vera. Immagino che quell'altra sia un altro scam. Però dobbiamo farla. Cioè, dobbiamo fare anche l'ultimo scam. Il problema adesso è l'ultimo scam e capire come beccarla. Come la becchiamo l'ultimo scam? Io ricordo che all'inizio la vedemmo pure. Allora, passiamo al piano da 1000. Tanto è scam di basso livello. Questa qua, Kaoru. Adultera, dice. Kaoru è adultera. Adultera, dice. Quindi è un po' stronza. Cosa ci mettiamo? Sono un atleta e adultera. Unico. Ci piace bere e uscire. Colgo chiunque, certo, cioè questioni attuali. Incontriamoci. Secondo me la possiamo acchiappare. Si spera. Vai, vediamo. Non so quanta percentuale. 45%. Ok, ciao mio caro visitatore, ti conosco. L'inconscio ti porta spesso a sognare ciò che desideri, vero? Mi chiamo Kaoru e sono colei che brami. Sono qui in cerca di un gentiluomo con esperienza in grado di farmi sentire viva. Non credo negli hobby. Le altre donne impiegano tempo perdendo tempo. Io invece proseguo il piacere. Ok. Io mi dovrebbe emanare un'aura di pericolo. Mio marito ha da tempo perso la sua, per cui non mi sento soddisfatta. È l'ora di sentirti. Ok. Quindi possiamo cambiare la situazione. Non fa niente che perdiamo i punti spesi. Allora, vuole l'area di pericolo. Siamo un trafficante di armi. Una testa calda.
ci piace. Ha detto che ci piace. Tu sai cosa? Perché vuole scopare soltanto questa e uscire, glielo lasciamo. Sì, direi che può andare. Secondo me adesso andiamo proprio alle stelle con l'amica. 100%. Si gode. Allora, quindi ricordiamoci che siamo trafficanti di armi, testa calda, ci piace fare tu sai cosa e uscire. Let's go. A lei piace scopà, principalmente, e il marito era probabilmente un terrorista. Oppure lui della Yakuza, chissà, magari un compagno nostro, e lo scopriremo tra poco. Allora, vai, trafficante di armi. Trafficante di armi, fare cose zozze e uscire. Let's go. Presentazione. Sono Kaoru. Il nostro punteggio è entusiasmante, chissà cosa saremo legati mente e corpo. Sappi che sono sposata, ma molto insoddisfatta. Sono in cerca di incontri ben più soddisfacenti. Ecco qua, ci ha detto proprio chiaro e tondo. Però, allora, è dell'ultimo step lei, cioè di quello più basso, che è un utente standard. E non abbiamo avuto soltanto Scam abbiamo avuto negli utenti standard. Se ce ne fosse almeno una che non lo è, sarebbe godurioso. Scopriamolo. D'accordo, non facciamo centimetri, facciamolo. Facciamolo. Allora, io caso ti assicuro che sono adatto allo scopo. Perfetto. Cielo, beh, consigliami integrata, Kasuga. Non vedo l'ora di scoprire cosa hai da offrirmi. Prima foto. Vai. Let's go. Intrattenendo finora, quindi dico questo ti piacerà. Ok, vabbè, uno scam. Se la mia teoria di prima va bene, vediamo che sono soltanto quelle in costume che non sono scam, è uno scammissimo. Anzi, qui ci meniamo pure le mani che arriva il marito a picchiarci. Questo è un po' di te, Kasuga-kun. Cosa fai per vivere? Trafficante di armi abbiamo messo. Modello, non sei la della polizia, vero? Ok. Pagino out. ne abbiamo trovato un'altra pizza. È una bella bionda abbiamo trovato, non so se l'hai vista. Stai dicendo debole per gli uomini pericolosi. Più ti scopro, più mi piace. Ok. Più mi innamoro. Dimmi qual è la tua idea di divertimento. Scopare fortissimo. Questa qua, questo gli interessa, quindi così dobbiamo rispondere. Con il mio piacere della sensualità. Fashion nel mondo. Sì, con il mio piacere della sensualità. Vai. Io e te potremmo essere fatti l'uno per l'altra. In realtà ho scelto di chattare con te perché ho indicato quell'accenno alla sensualità nel profilo. Niente più delle distanze di due anime che entrano in contatto. Si gode. Regalo speciale. Seconda foto. Mi piace il tuo hobby. Per i video cazzo che sono integrato e riesco a calmarmi. Anche io voglio piacere, basta questo. È uno scammissimo, ragazzi. È uno scammissimo. Ho detto la mia teoria delle soltanto le tizie in costume sono quelle che ci accettano, secondo me è più che giusto. Ok, siamo già all'appuntamento di via. Andiamo al sodo, credi davvero che per soddisfarmi? Ho conosciuto troppi ragazzini che fingevano di essere uomini. Ti è abbastanza nella tua virilità? Ti avviso, ho standard molto alti. Non temere, la mia borsa in aria fa paura. Baby, sono una specie rara, sono un homus virilis virilissimus. Oddio, questa qua secondo me la conquistiamo sicuro, ragazzi.
Molto bene. Ti vedo che mi fa scorrere i brividi lungo la schiena. Vedo che riesco prima a pensare. È andata, ragazzi, conquistato. Segnatevela, segnatevela, che questa qua è la frase proprio che vi fa. Vi fa conquistare tutto. Forse direi che è piuttosto masochista. Spero che sia. Per andarci più pesante. Oh. Comprata bene? Cavolo, che dico adesso? Non aver paura di essere rude, non potrei mai dare mano a una donna. Oh, sei insaziabile, insegna pure buone maniere. Vai, così. Ho appena avuto un'idea di fare un formato Twitch, approcciare le tipe su Tinder usando le stesse frasi di queste. Devi provarci, devi provarci. Devi provarci. Allora. Cosa la tenacia? Però questa situazione. Come siamo andati? Ok, adesso. Madonna, già siamo al massimo con questa, assurdo. Vabbè, questa qua. Bello. Sto qui non proprio ardente per pensare. Vabbè, non sono riuscito a cliccare bene. Sti cazzi. Siamo al top. Siamo al top del top. E tu sei uno scam, Dan. Non lo sento che sei uno scam. Sodana. Segna tutte le frasi pizze che sono fondamentali, sono fondamentali. Ah, che poi l'altro giorno su uno di quei cose che ti ho mandato gli sconti c'era tipo uno sconto per Tinder Premium, una cosa del genere. 3 mesi di Tinder Premium. Se ti interessa, potresti ancora trovarlo. Yosha! Vediamo, ragazzi, scam. Scammissimo, secondo me è proprio scam supremo questo. Detto, arriva pure il marito che ci picchia. O è il marito. Quindi ci picchia, eh sì, è scam, la musica è già scam. No. Signore elegante. Vabbè, dai, almeno non è. Non è un uomo, non è troppo uno scam. Alla fine è lei che dice che il marito non è più terrorista, il terrorista come una volta. Ci può stare che c'ha 200 anni. Io ne ho trovato poco fra. Ne ho trovato poco fa uno mezzo scam, corsi di linguaggio, tecnologia e programmazione, free su Udemy. Per scoprire la lingua spagnola, però è veramente free. Sì. Ma ne fanno molti i corsi Udemy in spagnolo, Sebbe tu. Adesso abbiamo finito, amica. Cioè, non c'hai altre tizie nella tua app. Non ce ne hai altre tizie. O sbaglio. Hai incontrato tutti gli abbinamenti disponibili, valuta se rientrare nelle vecchie chat, ricorda gli appuntamenti di successo, migliora la personalità. Quindi sì, abbiamo fatto tutto. Abbiamo fatto tutto, ragazzi. E niente, giusto perché pizza te la sei persa, giusto la bionda, quindi la mettiamo così giusto per farvela vedere prima di staccare. Mentre cerco un raidino. Mezzo mondo, mezzo mondo, madrelingua spagnola. Guarda. Sì, interessante la signorina. Sì. Tanta roba la signorina qui. Come on, don't stare like that. Allora. Da chi andiamo nel frattempo? Sto cercando un raidino. Poi vi ricordo, ragazzi, stasera alle 22, Pirate Night con mia figlia Rox. Facciamo i pirati. Si è perso in mezzo. No, siamo alle Hawaii, non siamo in Giappone. La cosa strana è che parlano tutti in giapponese, ma siamo alle Hawaii. La vera stranezza è il fatto che parlano in giapponese. Allora, da chi possiamo andare? Chi andiamo a trovare? Andiamo a trovare a bordo. Think we're the perfect match. Ci sta. Un po' di Bort. Gimodelle, Giattrice, volevo dire. Dobbiamo vedere, dobbiamo cercare. Secondo me si trova.
Tristemente me lo potrò seguire, devo masterare. Mi dispiace per te, Andre, ma saresti divertito un sacco. Pirate Night è sempre un sacco divertente. Vi consiglio di passare stasera, ragazzi, c'è un sacco di risate. E vi aspetto alle 22. E buona masterata, Andre. Mi raccomando, andatemi a seguire Andre, che si fanno one shot. Dovremo organizzare le cosine insieme. Ma hai saputo qualcosa da Peppe? Non lo so, io sto ancora aspettando quella chiamata che dovevamo fare. In tutto questo, belli miei, io vi auguro buon appetito. Sì, alle 22 Pirate Night. Andiamo su Sea of Thieves alla ricerca di Monkey Island, ragazzi. Si inizia le nuove storie assurde. Sono troppo curioso. Vediamo un po'. Vi auguro un buon appetito. Ci vediamo dopo. Andiamo a salutare a Bort, mi raccomando. Mandate tanti cuoricini. A dopo. Ho scritto dicendovi per domani, ieri non mi hai risposto, è scomparso. Va bene, attento aggiornamento. Un bacione. 3, 2, 1, let's go ride. Ciao.